Bertilla era una giovane di rara purezza e dolcezza, nata da una famiglia nobile in un luogo circondato da colline verdi e fiori selvatici. Sin da bambina, nel suo cuore era germogliato un amore profondo per tutto ciò che era puro e sacro. A differenza delle altre fanciulle del suo tempo, che amavano feste e divertimenti, Bertilla trovava gioia nel silenzio e nella preghiera. Era felice quando poteva sedersi da sola, in un angolo del giardino, e lasciare che il vento le accarezzasse i capelli mentre pregava in silenzio, parlando con Dio come si parla con un amico sincero. Per Bertilla, l'amore per Gesù era come una luce che non si spegne mai, come una stella che guida i passi anche nelle notti più scure. Crescendo, sentì sempre più forte il desiderio di consacrare la sua vita a Lui, di essere solo sua. Questo desiderio la riempiva di una gioia così profonda che non riusciva a tenerla nascosta. Ne parlò con i suoi genitori, confidando loro che voleva entrare in un monastero, vivere in preghiera e in amore per Dio. Ma la famiglia aveva altri progetti per lei, desiderava per lei un futuro brillante, pieno di onori e ricchezze. Le parole di Bertilla, però, erano sincere e piene di fede. I suoi genitori, vedendo la determinazione nei suoi occhi, capirono che quella scelta era la sua vera strada e che impedirglielo sarebbe stato come spegnere la luce che risplendeva in lei. Così, con il cuore colmo di speranza, la accompagnarono al monastero, lasciandola andare incontro a quel futuro scelto con amore e devozione. Nel monastero, Bertilla dedicò la sua vita a una preghiera continua, come un fiume che non smette mai di scorrere. Rinunciò a tutto ciò che poteva legarla al mondo, persino a se stessa, offrendosi completamente a Dio. Passava i giorni in preghiera, cantando dolci inni che si levavano come un profumo nell'aria del monastero. Condivideva la sua gioia con tutte le sorelle, che la amavano per la sua gentilezza e la sua umiltà. Bertilla divenne una guida per le altre, un esempio di purezza e amore, come una madre che comprende i dolori e le gioie di ognuna. Quando la regina chiese a Bertilla di prendere in mano la guida di un nuovo monastero, lei accettò con cuore umile, sapendo che sarebbe stata l'occasione per portare pace e amore a molte altre anime. Governò quel luogo sacro per moltissimi anni, facendo fiorire una comunità luminosa, dove l'amore per Dio era il tesoro più grande, più delle ricchezze del mondo. Gli ultimi giorni di Bertilla furono pieni di serenità. Sentiva che la sua vita sulla terra stava per finire e accettò quel momento come una chiamata dolce e attesa. Radunate attorno al suo letto, le sorelle pregavano e piangevano. In quel momento solenne, Bertilla, con un sorriso pacifico, chiese loro di pronunciare i nomi di Gesù, Maria e Giuseppe. Le sue labbra ripeterono dolcemente quei nomi amati e poi, come una candela che si spegne, il suo spirito si alzò lieve verso l'abbraccio eterno. Da quel giorno, il ricordo di Bertilla non si è mai spento. Il suo amore e la sua fede sono rimasti vivi nei cuori di chi la conosceva. E, ancora oggi, chi visita quel luogo di preghiera può sentire, in un soffio di vento o nel silenzio della sera, la presenza di Bertilla, la santa che ha vissuto per l'amore e che mai, nemmeno per un attimo, ha smesso di seguire la luce del suo sposo celeste. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.